aspettano il ritorno della principessa. Migliaia di olandesi assiepati dinanzi al palazzo reale a Sestik attendono la regina Giuliana e il principe Bernardo, che dovrebbero riportare a casa la principessa Irene, seconda nella linea di successione al trono. La notizia della sua conversione al cattolicesimo e quella del fidanzamento con il principe Carlo di Borbone-Parma è stata smentita e confermata una decina di volte nel giro di pochi giorni. Questa volta però non vi sono dubbi. Il principe Bernardo, che torna a palazzo in auto assieme alla consorte, è giunto in aereo da Madrid e con lui sono arrivati la principessa Irene e il principe Carlo di Borbone. Dopo una lunga riunione alla quale hanno partecipato il primo ministro olandese e numerosi membri del governo, è stato dato l'annuncio ufficiale del fidanzamento. Irene sposerà il principe spagnolo e vivrà all'estero, rinunziando ad ogni suo diritto al trono d'Olanda. Sembra una bella favola del tempo andato, una di quelle fiabe che si concludevano con il matrimonio dei due protagonisti e con la frase «e vissero a lungo felici e contenti». La felicità che il popolo olandese augura oggi alla principessa innamorata.